Benvenuti al bar del calcio, mettetevi comodi, prendetevi virtualmente insieme a me un caffè, una tisana, un tè, un'acqua calda, una camomilla, quello che vi piace. Io avrei bisogno di una camomilla, lo ammetto. Allora ragazzi, come diceva poro papà mio, è il momento di prendere il toro per le corna ed è il momento che io mi metto davanti a voi e con obiettività vi dico che quest'estate vi ho raccontato una marea di cazzate, vi ho raccontato una marea di stupidaggini, ma non volutamente, una marea di cazzate perché credevo in quelle che fino a ieri erano per me una realtà nella quale credevo fortemente. Sapevate bene, ve l'ho spiegato bene, che dal mio modesto punto di vista la partita di Salerno rappresentava un crocevia determinante, l'ennesima grande occasione alla Lazio, della Lazio, per recuperare strada in campionato. La Lazio non solo non ha vinto contro l'ultima in classifica, la Lazio addirittura ha perso, perso male, non mostrando neanche un briciolo di reazione, dimostrando al contrario di non avere carattere. Quel carattere sul quale stiamo puntando il dito da inizio stagione, quel carattere sul quale Sarri spesso in conferenza stampa ha risposto sempre con una marea di non lo so, e arrivati a questo punto, ragazzi, mi sono stufato anche io di questa gestione tecnica. Ebbene sì, è arrivato il giorno in cui anche io critico la gestione tecnica della Lazio. Questo allenatore che ci ha fatto ammirare un calcio meraviglioso lo scorso anno, quest'anno arranca, quest'anno si nasconde dietro una marea di non lo so. Anche ieri, nell'immediato post partita, la giornalista di DAZN gli ha fatto domande molto mirate e da utente gli faccio i complimenti, chiedo scusa perché non ricordo il suo nome. E lui ancora una volta, non so che dire, non lo so, non so come si può porre rimedio a questa situazione. Beh, un allenatore che continua da mesi a rispondere con una marea di non lo so, dal mio punto di vista è un allenatore che ha perso il controllo della situazione. È un allenatore, Sarri, che forse da inizio stagione non ha in mano la situazione. Ve lo dico proprio in maniera palese e chiara per come la vedo io. È una situazione complicatissima. La Lazio, non credo nei miracoli, nei rientri, non ci credo, ragazzi, ve lo dico. Da oggi io cambio drasticamente la concezione e la considerazione della Lazio all'interno di questa stagione. La Lazio non andrà in Champions League. La Lazio è condannata quest'anno a fare un campionato di media classifica, sperando di renderlo da 5,5, perché se il tuo obiettivo dichiarato è la Champions e vai in Europa League non è una stagione sufficiente la tua. L'obiettivo della Lazio è quello di limitare i danni andandosene in Europa League. Non me ne frega niente della Champions, ve lo dico oggi alla vigilia della partita di Champions. Se la Lazio domani vince col Celtic, non cancella l'ennesimo schifo che ha fatto in campionato, perché mentre qualcuno di voi sabato era già concentrata alla partita di domani senza proprio nemmeno prendere in considerazione la Salernitana, dimostrando, perdonatemi, una mentalità assolutamente da perdenti, una mentalità assolutamente non vincente, una mentalità brutta, triste, retrograda, una mentalità da perdente, perché non riesco a nominarla diversamente. La Lazio ha perso a Salerno, dove dovevamo andare a passeggiare, contro una Salernitana che non aveva mai vinto in campionato, che aveva racimolato appena 5 miseri punti, 5 miseri punti, senza mai vincere dall'inizio della stagione. E questa Lazio, che ha perso a Lecce all'esordio e ce poteva sta, che ha perso in casa col Genoa subito dopo eppure là ce poteva sta, che ha perso la ghiotta occasione col Bologna,
che ha rubato un punto al Monza, perché il Monza ci ha massacrato, ci ha dato una scuola di calcio, una lezione di calcio, e gli abbiamo rubato una partita in casa all'Olimpico al Monza. La Lazio, che ha perso, come vi dicevo, la ghiotta occasione col Bologna, ha messo la ciliegina sulla torta ieri perdendo contro la Salernitana. Una squadra, con tutto il rispetto, so che ci sono amici che mi seguono da Salerno, ma guardatela dal mio punto di vista da tifoso della Lazio, ragazzi. Mi rendo conto che posso sembrare che manco di considerazione e di correttezza nei confronti della Salernitana. Mi chiedo scusa se l'impressione è questa, però devo dire qual è il mio stato d'animo. Hai perso con una squadra da tutti data già condannata in Serie B, contestata dai suoi tifosi. Allora, ragazzi, Lazio mia, hai buttato all'aria una stagione. Lazio mia, sei arrivata nemmeno a fine novembre, che hai bruciato una stagione i cui propositi alla vigilia erano tutt'altro. Perché la Lazio quest'anno si era messa, secondo me, nella condizione di poter mirare al clamoroso, cosa mai successa a parte l'epoca Gragnotti, doppia qualificazione in Champions League. E invece la Lazio ha toppato. E allora, ragazzi, mi dispiace, ma il colpevole di tutto questo, io lo sapete, l'ho sempre difeso, ma il mio bene primario si chiama Lazio, e non vi azzardate, perché tanti di voi staranno pronti a farlo, a denominarmi come una bandieruola che giudica solamente a favore o a sfavore di un personaggio, della squadra, solo in base ai risultati. No, perché io ci ho messo la faccia, ho protetto e ho difeso Sarri sempre, quando voi l'aveste bruciato già da 2 mesi. Quindi riconoscetemi quello che, se siete persone leali e non siete i soliti coglioni che vengono a fare una visitina giusto per scrivere una cazzata e se ne vanno, perdonatemi le parole, ma quando ci vuole ci vuole, chiaro? Riconoscetemi la mia obiettività. E allora, siccome reputo una persona trasparente che dice sempre ciò che pensa, stavolta mi dispiace, non posso più difendere Sarri. E allora mi auguro che la società possa valutare seriamente di allontanare dalla panchina Maurizio Sarri. Sì, una società che non ha mai licenziato nessuno perché non c'ha voglia di pagare 2 ingaggi, io capisco tutto, a me da tifoso non me ne può fregare di meno. Questa squadra con Sarri finisce male, ragazzi. Questa squadra con Sarri finisce sull'orlo della retrocessione. Non dico che viene retrocessa, sull'orlo. Questa squadra con Sarri è una squadra da 14esimo, 12esimo, 13esimo, da seconda metà della classifica, ragazzi. E sta cosa, perdonatemi, da tifoso da Lazio, non mi sta di niente bene. Quindi la mia speranza è che la Lazio consideri seriamente di allontanare Sarri, di prendere un eventuale traghettatore, perché non ci sono persone, allenatori di valore, di qualità disponibili. Eccezion fatta uno, che vive a Roma, che è laziale, che è molto legato all'ambiente Lazio, che ha un'idea di gioco molto simile a Sarri e quindi ha una rosa a disposizione per lavorarci in maniera dignitosa. Chiudo facendovi il nome, l'unico che vedo da panchina della Lazio in questo contesto storico del campionato e della Lazio: Delio Rossi. Ciao a tutti.